Lunedì 7 novembre 2016, presso il Palazzo di Giustizia di Milano, si è svolto il convegno Giornata Europea della Giustizia Civile, la misurazione dei fenomeni giuridici in Italia e in Europa. Sono intervenuti Giovanni Canzio, Paolo Bruno, Marina Tabassi, Alfonso Amatucci, Giulio Ponzanelli, Gianfranco Daietti, Giovanni Sartor, Lorenzo Peccati, Bruno Pietro Arrigoni e i responsabili del corso Giuseppe Buffone e Giuseppe Cernuto. Ho avuto il piacere di dirigere questa giornata di riflessioni, Giornata Europea della Giustizia Civile, che qui a Milano è stata diretta verso i criteri matematici e economici di misurazione, di calcolabilità delle decisioni e anche criteri del rispetto dei precedenti secondo il principio nomofilattico. Ho avuto qui il piacere quindi di avere in questa sessione, in questa prima sessione del mattino, il primo presidente della Cassazione, il dottor Giovanni Canzio, che ci ha parlato appunto della calcolabilità giuridica e della nomofilachia, ci ha dato conto della sua esperienza e del New Deal, il nuovo corso da lui varato in Cassazione, unitamente al presidente aggiunto, al dottor Renato Rordoff, e a tutto il gruppo della dirigenza e dei presidenti della Corte Suprema di Cassazione. C'è stato poi l'intervento di uno di questi presidenti, il presidente Alfonso Amatucci, che ci ha parlato invece di un tema specifico, il danno biologico. Fra i due relatori di cui ho detto c'è stato un taglio, diciamo, europeo all'argomento, dato dal rappresentante della Commissione Europea, che è il magistrato di collegamento dottor Paolo Bruno, brillantissimo giovane magistrato che rappresenta l'Italia presso la Comunità Europea, che ci ha riferito di quelli che sono i principali temi trattati dalla normazione attuata dalla Comunità Europea in questi anni. L'argomento del danno biologico è stato trattato anche dal professor Ponzanelli, che è uno dei maggiori studiosi italiani di questi metodi di liquidazione del risarcimento del danno biologico o del danno alla salute, come lui preferisce qualificarlo, basati su un discorso di elaborazione tabellare. Sono state la radice di questo tipo di approccio le tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano su iniziativa di un magistrato, il dottor Damiano Spera, oggi presidente di una delle sezioni del Tribunale. Alla riunione era anche presente il presidente del Tribunale, dottor Roberto Bichi. Gli stimoli che abbiamo avuto nel corso di questa riunione sono stati particolarmente interessanti per affrontare queste tematiche sia in termini generali sia in termini più precisi, a secondo dei singoli settori nel quale si approcciano le problematiche dell'utilizzo di metodologie matematiche di calcolabilità di certi fenomeni. I temi saranno ulteriormente approfonditi nel pomeriggio con relatori di spicco e con il dibattito aperto al pubblico. Noi prescindiamo dal principio cognitivo diretto all'intesa, noi crediamo nel monadismo tendenziale, nel solipsismo, cioè io la penso così, che mi importa se la Corte di Cassazione ha detto una certa cosa. Proviamo a vedere che cosa succederà di questa mia idea. La cooperazione giudiziaria civile, come si diceva oggi, ha avuto uno sviluppo
diciamo esponenziale negli ultimi 20 anni, e tant'è che oggi insomma abbiamo tutta una serie di strumenti che i giudici e gli avvocati possono utilizzare per la risoluzione delle questioni che hanno carattere transfrontaliero, per cui insomma diciamo si tenta di dare una risposta alla richiesta di giustizia dei cittadini nel momento in cui si ritrovano coinvolti in cause che hanno degli elementi di transnazionalità. Ecco, a questo servono gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile, che come dicevamo oggi insomma oramai sono diventati strumenti di seconda e terza generazione, perché sono stati rimaneggiati più volte, alcuni si basano su vecchie convenzioni, altri sono diciamo nuovi, di nuovo conio, ma sono tutti come dire connotati dal minimo comune denominatore, che è quello del mutuo riconoscimento delle sentenze. Mutuo riconoscimento, circolazione e quindi automatica esecuzione di quelle sentenze per dare proprio ai cittadini europei massima soddisfazione dei diritti. Intervento oggi in questa molto interessante seduta mattutina del convegno milanese si è incentrato sui livelli del risarcimento esistenti in Italia, sul fatto che in Italia il risarcimento del danno alla persona è il più elevato su base europea, ma che questo comporta anche un elevato grado di premi assicurativi, un risarcimento quindi giusto, ma un risarcimento giusto che costa molto alle tasche di tutti i cittadini che contribuiscono con i premi assicurativi a finanziare questo livello di risarcimento più alto. La misurazione di quale sia la quantità per gli assegni di mantenimento per coniugi e figli, io l'ho semplicemente rilevata dai dati che ho acquisito durante le separazioni consensuali. Durante le separazioni consensuali ho fatto delle schede per ciascuna pratica e ho rilevato a quali livelli si situava il livello degli assegni quando i coniugi erano d'accordo per la determinazione. Questo è stato il parametro di riferimento con il quale li ho poi messi tutti in ordine, metabolizzati in un calcolo che è stato passato ad una funzione matematica e che mi ha permesso di trovare i livelli medi di contribuzione. Questi livelli medi di contribuzione costituiscono il parametro base per la determinazione anche delle cause di contenzioso. Poi ci sono tutta una serie di elementi che entrano in questo sistema e che permettono una graduazione, una personalizzazione dei calcoli medi che sono stati basati sulla base di queste rilevazioni. Da qualche anno ho conosciuto l'avvocato Arrigoni e abbiamo scoperto di avere interessi da parte sua per l'uso della matematica nel diritto, da parte mia lo stesso, cioè vedere se la matematica può essere utile in diritto. Allora abbiamo fatto questo intervento congiunto in cui abbiamo preso un pezzettino del calcolo delle probabilità e abbiamo fatto vedere quali sono le valenze dal punto di vista giuridico dell'uso di questo strumento, e credo che questo abbia fatto comprendere a più persone che nella formazione del giurista di oggi non è più pensabile che siano assenti informazioni sulla matematica e la statistica, perché sono diventate uno strumento estremamente importante. Oggi con il professor Peccati, col quale ho intrapreso questa avventura da circa 3 anni oramai, ho presentato a questo convegno una serie di riflessioni sull'utilizzo del termine probabilità in diritto e sulle implicazioni che si potrebbero dare impiegando questo termine nella sua accezione matematica. Abbiamo
Abbiamo così chiuso la giornata europea della giustizia civile, un evento particolarmente sentito per il distretto di Milano, perché la percentuale di controversie con profili di transnazionalità è particolarmente elevata. Soddisfatti dell'intervento del presidente Canzio, primo presidente della Suprema Corte di Cassazione, che ha lanciato di molto il livello qualitativo del corso. Grazie, devo dire, anche a una presenza sicuramente elegante e di grande impatto della presidente Tavassi, la quale ha gestito e coordinato il corso con una grande attenzione. Il panel dei relatori è stato di eccellenza e soprattutto affrontare il tema di matematica e diritto in un momento di giurisdizione in crisi, dove si parla di sistemi alternativi che possano velocizzare le decisioni, credo sia anche un'occasione storica per discorrere un po' di nuove innovazioni che potrebbero essere apportate ai processi. La giornata si è chiusa poi con la mente di questo incontro, che è il presidente Gianfranco D'Aietti, a cui si deve di avere un po' avuto l'idea principale, di aver individuato anche in realtà persone da poter coinvolgere, e qui abbiamo conosciuto questo nuovo Remida Famiglia, un programma che dovrebbe aiutarci a calcolare gli assegni di mantenimento, di divorzio o alimentari per i figli. Curioso di sperimentarlo da giudice della famiglia, e il pubblico molto attento, felice di essere stato qui quest'anno. Ci rivediamo l'anno prossimo.